Spero che siate riusciti un po', io mi chiamo Sorsiglia, magari prima potevo anche dirlo. E sono, appunto, io vivo qui e faccio parte dell'equipe che nel centro missionario diocesano organizza i viaggi in missione insieme a Francesco, Valeria e altri che sono sparsi nella sala. E, ecco, spero abbiate colto davvero l'intenzione di farvi vedere due viaggi, due modi di affrontare il viaggio, ovviamente con due prospettive diverse, no? Beh, a parte che uno era la partenza e l'altro era il ritorno, no? E quindi chi torna raccontando qualcosa che ha vissuto e che probabilmente ha cambiato anche tutta quell'aspettativa che aveva alla partenza. È una cosa che succede, no? Di cambiare idea, di cambiare il centro, la motivazione, no? Per la quale siamo partiti, cogliere che alla fine c'era una domanda di partenza, c'era un desiderio e tornare che magari le domande ne sono aumentate, magari il desiderio di partire è rimasto e non si è spento solo nell'esperienza. Questo perché davvero il nostro desiderio, quello che vi vogliamo comunicare più di tutto, è che l'esperienza che andrete a fare, pensiamo che sia davvero un'esperienza che può segnare qualcosa di importante nella nostra vita. Lo può fare l'esperienza in sé, ma lo può fare anche il modo in cui desideriamo partire, il modo in cui ci prepariamo per partire. Nel primo video che abbiamo visto, la motivazione del viaggio, cioè, c'era, era importante per lui effettivamente, però forse non era concentrato molto su quello che sarebbe andato a fare, ma l'obiettivo era prendere l'attenzione di qualcun altro, no? E anche quando noi ci prepariamo per un'esperienza, possiamo avere il desiderio di partire, pensando, partendo da noi stessi, no, mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe vedere questo, mi piacerebbe andare con queste determinate persone, poi magari quando si arriva là, plaffete, tutto diverso da quello che ci aspettavamo. Sicuramente è tutto diverso da quello che vi aspettate. Allora, come hanno detto praticamente tutte le ragazze che sono state intervistate, si parte non con tantissime idee a livello di quello che vorremmo fare, che vorremmo vedere, ma si parte soprattutto con l'idea di andare ad incontrare qualcuno e qualcosa che ci metterà probabilmente in discussione, che probabilmente metterà in discussione tutte quelle cose che noi abbiamo da sempre immaginato sull'Africa, sulla missione, sui missionari, eccetera, eccetera, perché il viaggio che farete sarà un viaggio dove soprattutto andrete ad incontrare, dove soprattutto andrete a scambiare la vostra cultura, il vostro modo di vivere le relazioni, eccetera, eccetera, con qualcun altro che vive la propria cultura, il proprio modo di vivere le relazioni, le tradizioni, la religione, eccetera, eccetera. Ecco, se si parte con l'idea di vado là ad insegnare qualcosa a qualcuno, vado là per fare qualcosa per qualcuno, ecco, rischiamo di precluderci una cosa importante, ovvero che forse sono gli altri, quelli che ci ospitano, l'ospitalità di cui abbiamo sentito parlare tanto, che hanno qualcosa da dire a noi. È per questo che i viaggi che organizziamo non sono campi di lavoro, non sono campi nel quale vi diciamo bene andrete là, in 3 settimane dovete costruire la scuola, l'ospedale, eccetera, eccetera, assolutamente no. Ci saranno degli aspetti di servizio, senz'altro, quindi di manualità, di fare qualcosa di concreto, saranno una parte importante, ma non sono la parte fondamentale. Vi verrà chiesto, in modi diversi, anche però di stare, di vivere con le persone del posto, di fare esperienze con i giovani della vostra stessa età, di rinunciare a qualche cosa di vostro per metterlo a disposizione degli altri. Il vostro tempo, la vostra voglia di stare tra di voi, eccetera, eccetera. Per questo lo stile che vi insegniamo, che vi vogliamo insegnare, proporre, no? Da qui alla partenza è proprio questo. L'idea di andare ad incontrare, di andare
a conoscere e di ricevere qualche cosa dagli altri. È per questo che ci teniamo fin da subito a mettere in chiaro che nel nostro viaggio, noi ci siamo incontrati adesso stasera, vi chiederemo i vostri indirizzi, vi chiederemo la vostra preferenza e poi ci vediamo magari il 1° di agosto in aeroporto. Assolutamente no. Vi verrà chiesto di fare un cammino di preparazione. Vi verrà chiesto di iniziare a mettervi in gioco da adesso. Ecco, ve lo diciamo già con il cuore, insomma, aperto davvero. Se non è questa la vostra intenzione, cioè se non vedete l'ora solo di partire, che arrivi il 1° di agosto per viaggiare, forse non è il viaggio che fa per voi. Perché dobbiamo darci questo tempo per prepararci, perché è fondamentale per leggere l'esperienza là. È come partire per il Madagascar ed essersi dimenticati a casa gli occhiali, quindi tu non hai modo di vedere quello che succede. Ecco, la preparazione cerca di darvi qualche strumento per leggere l'esperienza là, però per leggerla nell'ottica che vi abbiamo detto. Quindi vi verrà dato dopo un foglio dove ci sono sopra le date della formazione. Se volete ve le dico già, così avete già un'idea. Ci saranno due weekend il 23 e 24 febbraio, sabato e domenica, e un altro il 6 e 7 aprile. Poi ci sarà una serata in maggio, il 7 maggio, che dovrebbe essere un martedì sera, e poi il 4 giugno una serata nel quale vi verrà dato dal Vescovo il mandato missionario. Sottolinea questa cosa del Vescovo mandato missionario, perché è altro aspetto fondamentale. Noi partiamo come chiesa missionaria di Modena, che andrà a incontrare delle altre chiese. Questo non significa che dovete per forza essere campioni di catechismo, cintura nera di educatori parrocchiali, assolutamente no. I dubbi da questo punto di vista sono più che ammessi, però sappiate che andrete ad incontrare anche realtà di chiesa e che in un qualche modo vi chiederanno di condividere anche su questo aspetto. E, dicevo appunto, le date di formazione, vi ho detto due weekend, una serata e il mandato missionario, sono 4 appuntamenti, non è tantissimissimo se ci pensiamo, no? Poi sicuramente vi verranno chieste altre occasioni per vedervi, per conoscervi come gruppi, per conoscere la realtà nella quale andrete in maniera più approfondita. Quindi mettetevi davvero nell'atteggiamento di chi si prepara per una cosa importante, e quella cosa importante richiede tempo, che non è tantissimo, però ve lo chiede. Quindi davvero, se non siete disposti per la formazione, lasciate stare. E anche noi ci prenderemo anche la libertà di dirvi: se non puoi partecipare, allora l'anno prossimo, tanto tutti gli anni andiamo, non c'è problema. Ok? Ci sono altre cose? Ah beh, la cosa importante, partirete tutti in gruppi più o meno numerosi, quindi sarete chiamati anche a dover condividere qualcuno o qualcosa con qualcuno che partirà con voi, che magari non conoscete, e anche questa è una bella sfida, ma abbiamo visto che porta poi dei frutti molto buoni. Finito, adesso vi diremo quali sono le mete di quest'anno. Vi do già un anticipo: ci saranno due destinazioni per il Brasile, uno a San Paolo e l'altra in Amazzonia. Poi ci sarà il Chad, il Paraguay e lo Sri Lanka. Okay. Poi c'è un altro gruppo che parte per le Filippine, ma è un gruppo che è già formato, pronto, quindi non è, le Filippine non c'è. Sono già, quindi, due Brasile, un Chad, un Paraguay e uno Sri Lanka. Ok? Quindi adesso i ragazzi che sono partiti l'anno scorso vi diranno qualcosa di quello che hanno fatto, così potete prendere appunti tutto quanto. Finito questo momento, vi chiediamo di lasciarci questo foglio compilato, chi non ce l'ha è lì sopra quelle mensole lì, così che ci sono i vostri dati
e potete esprimere anche una preferenza del dove vorreste andare, ok? Poi dopo ve la vedrete con i vari responsabili dei campi. E poi vi lasceremo anche questo foglio dove ci sono le destinazioni e ci sono i contatti dei referenti, ok? Nel momento in cui avete un'idea, contattate il responsabile del campo e vi darà le altre informazioni. Comunque sia, quando i ragazzi avranno finito la presentazione, potrete venire da me per il Paraguay e da Francesco fondamentalmente per tutte le altre destinazioni, che vi diamo qualche... Perché il campo in Sri Lanka e in Brasile, a San Paolo, la responsabile sarebbe Suor Cirimma, che è una suora figlia della Provvidenza, ma è in Brasile in questo periodo, quindi per adesso do io due indicazioni. E vi diamo qualche informazione in più, perché magari appunto rispetto all'anno scorso sono cambiate le date, eccetera, eccetera. Ok? Pronti via?